Ci troviamo presso il Teatro TNT di Treviglio per una serata dedicata alla poesia. Ornella, perché hai voluto dedicare questa serata alle donne di Treviglio? Perché è una serata in nome dell'amore. Ti bacio la notte è la storia dell'attesa di un amore raccontato nello spazio della scrittura. Ti bacio la notte, che non vuol dire durante la notte ti bacio, ma bacio tutto quello che la notte rappresenta. Quindi la solitudine, il raccoglimento, il mistero, l'attesa, appunto. E quindi cosa c'è di meglio che regalare una serata alla mia cittadinanza nella giornata della festa della donna? A che età hai scoperto questa tua vena poetica? Ho iniziato questa passione per la poesia a 15 anni, quando ero in orfanotrofio. Ricordo molto bene, e lo dico spesso nelle interviste, la prima poesia che ho scritto appunto a quell'età, che si intitola Autunno. Per me la poesia è salvezza, perché nel momento in cui tu affidi un tuo pensiero, una poesia, un tuo scritto al foglio bianco, qualsiasi cosa tu affidi a quel foglio comincia a farti meno male. Poi per carità si scrive di tutto, si scrive di gioia, si scrive non solo di dolore. La serata di questa sera è un miscuglio tra dolore, amore, attesa. Bene, non sei sola, ma sei in compagnia di un bravissimo attore e sceneggiatore. Patrizio, com'è venuta questa scelta? Allora, ho conosciuto Patrizio grazie a un amico poeta che ci ha aiutato anche nella regia e quindi per le musiche, per le immagini che avremo proiettate sul palco. E si chiama Mattia Cattaneo e è un bravissimo poeta anche lui. Io ho avuto modo di ascoltare appunto la voce di Patrizio tramite le videopoesie che Mattia aveva già pubblicato sulla sua pagina, per cui mi sono incuriosita. La voce di Patrizio si presta bene all'interpretazione delle poesie e quindi ho chiesto a lui una collaborazione. Lui ha già dato voce a 5 videopoesie che già possiamo trovare su YouTube. 2 verranno recitate questa sera. Bene, chiediamo all'attore Patrizio perché tanto interesse per Ornella Mereghetti. Grazie innanzitutto per questa intervista e tanto interesse perché Ornella ha un bellissimo cuore e quindi quando si parla d'amore io credo che è la cosa più importante che ci possa essere in questo mondo, specialmente in questo momento storico che viviamo in un momento veramente, diciamo, di bassi valori, no? E quindi l'amore universale credo che possa donare veramente tanta armonia a ogni persona. E questa sera parleremo d'amore, questa è la cosa bella. Quindi con Ornella abbiamo creato questo sodalizio e ne sono onorato e la ringrazio. E io ringrazio te ovviamente. Come sarà strutturata questa serata? Sarà strutturata, reciteremo innanzitutto delle poesie a memoria e poi faremo un reading. Ci saranno 2 atti, un primo atto e un secondo atto, e saranno tutte accompagnate da della bellissima musica con delle immagini che vedrete fra 20 minuti, 30 minuti. Si fermerà qui a Treviglio questo progetto oppure sbarcherà su altri palcoscenici? Ovviamente ce lo auguriamo, perché vabbè, innanzitutto vedremo questa sera il rimando che ci darà il pubblico e solo in questo momento potremo capire se questo lavoro di Ti bacio la notte, questa interpretazione, potrà avere un seguito, una sorta di tournée. Non io, insieme, abbiamo già un progetto per il prossimo autunno, per Roma. Poi comunque poi vediamo, ci organizzeremo. Vogliamo conoscere più da vicino l'attore Patrizio Polizzi? Quando è nata questa vena artistica? Dobbiamo cominciare dal paleolitico. Iniziata la mia vena artistica quando ero piccolino, da bambino, perché ho iniziato a recitare negli spot pubblicitari. E poi, quando ero piccolino, andavano anche di moda i fotoromanzi in quel periodo per la Lancio, per Grand Hotel e per Ragazza Inn, che era un settimanale che usciva negli anni 80.
Subito dopo ho iniziato a studiare recitazione, che già ero adolescente, verso i 17-18 anni ho cominciato a prendere lezioni private da Anna Maria Bottini, che è una grandissima attrice che lavorò anche nel Gattopardo di Luchino Visconti. E la passione ha preso sempre di più, il fuoco sacro, come lo chiamiamo, e poi mi sono iscritto all'Acto Studio, al Studio Duse di Roma, e dove appunto insegna l'insegnante attrice Francesca De Sapio, e in collaborazione con l'Acto Studio di New York. Dopodiché ho iniziato a fare teatro subito con Shakespeare, con l'Amneto, con Luca Zingaretti, che ancora non era famoso Luca, e poi ho alternato sempre la fiction, il cinema e il teatro. E ho fatto parecchi film con Pupi Avati, con il maestro Pupi Avati. L'ultimo film era Un ragazzo d'oro, dove ho avuto l'onore di recitare con Sharon Stone e Riccardo Scamarcio, che è uscito nel 2014 in tutti i cinema d'Italia. E adesso abbiamo ripreso a fare teatro, quindi speriamo che sia di buon auspicio e ci sia una chiave di volta. E speriamo di poter donare appunto delle bellissime emozioni questa sera e allargare il cuore di ogni persona. Dovendo scegliere tra cinema, televisione e teatro, cosa sceglierebbe? A me piacciono tutte e tre, perché poi l'artista deve essere poliedrico, quindi si deve adattare sia al cinema, al teatro e alla televisione. Sicuramente sul palcoscenico mi sento più a mio agio, perché il teatro crea questo feedback tra l'artista e il pubblico, quindi questa sinergia di emozioni che ti riempiono, quindi di gioia. È bello poter emozionare il pubblico. Comunque mi piace anche il cinema e la televisione, ci mancherebbe. Comunque l'attore deve saper fare un po' di tutto, questa è la cosa importante. Però il teatro in primis. Il teatro dà di più, è più immediato, il teatro non perdona. Sì, sì. No, innanzitutto il teatro è palestra per ogni artista. E io dico specialmente ai giovani d'oggi di fare molto più teatro, perché è la cosa più importante. Il teatro appunto è cultura, è sogno e amore. Mi auguro che questo progetto con Ornella possa avere un futuro e di poter fare delle tournée in tutta Italia, perché è bello che la gente conosca queste nuove realtà. Visto che si parla d'amore, magari c'è qualche persona che è un po' più arida e può aprire il suo cuore. E mi auguro che molte persone vengono a conoscenza di questo progetto. Me lo auguro sia per Ornella, che ci ha messo anima e cuore, e anche io, insomma, che ho cercato di dare un supporto a Ornella e anche a Mattia Cattaneo, che ci è stato sempre vicino per quanto riguarda tutte le varie coordinazioni e supporto tecnico, che anche lui è un grandissimo poeta, bravissimo. Grazie mille. Ornella, con che cosa chiudiamo? Non di certo con una poesia, quelle le ascolteremo solo tra poco. Quindi, come ci possiamo salutare, Patrizio? Come salutiamo? Ma mandando un bacio a tutte le donne, visto che oggi è la festa delle donne. E auguriamo a tutte le persone di poter essere sempre più propositivi, e augurandoci anche che la nostra Italia possa migliorare anche a livello economico e anche a livello culturale, specialmente per l'arte, perché noi siamo un museo artistico a cielo aperto in Italia. Quindi potremo vivere soltanto di arte, me lo auguro. Dobbiamo esortare i nostri politici a incentivare più, di più per i teatri, per il cinema. Grazie e buona vita. Grazie.